Vasseur in Ferrari lasciando Alfa Romeo, Seidel che lascia McLaren e arriva Andrea Stella. Bentornati in questo nuovissimo video, il primo della Formula One Winter. Perché ragazzi, questa serie insieme a quelle della Formula Winter e Winter MotoGP ci accompagneranno giorno per giorno dal lunedì al venerdì per tutta questa inverno e sono veramente contento. Spero che possa piacere anche a voi quest'idea. Ma oggi, ragazzi, teoricamente dovrebbe uscire un giorno un video riguardante la Formula 1, un giorno MotoGP barra Formula E, però se non ci sono notizie sull'una o dell'altra, potrebbe uscire come uscirà forse anche addirittura oggi, doppio episodio per parlare di Seidel in Alfa Romeo a sostituire più o meno Vasseur e Andrea Stella in McLaren. Lasciate tanti mi piace, spero che questa Formula One Winter, che avevo già proposto l'anno scorso per un video, vi possa piacere. Ma comunque, ragazzi, Vasseur è il nuovo team principal Ferrari, una notizia inaspettata minimamente, perché sapevamo che Vasseur, nel bene o nel male, sarebbe arrivato, ragazzi. Io sono sempre stato contrario all'arrivo di Frédéric Vasseur, non perché non abbia il rispetto del team principal, ma proprio perché non è un team principal che mi piace, è un team principal che mi sta anzi particolarmente antipatico. E se già avevamo bisogno di dei strateghi migliori, con l'arrivo di Vasseur ci si aspetta magari qualche stratega da Alfa Romeo, possiamo anche evitare di fare quello visto quello che hanno fatto con Giovinazzi, e non solo perché rovinavano alcune gare anche a Raikkonen, ma non escludiamo anche quelle di quest'anno con alcune strategie pazze con Bottas o Guanyu Zhou. Ma comunque, Vasseur, ragazzi, si sapeva che sarebbe diventato nuovo team principal, qualcuno magari tremava perché non arrivava l'annuncio ufficiale, magari si pensava a Laurent Mekis che potesse arrivare al posto di Binotto, ma a partire dal 9 gennaio Binotto lascerà Ferrari e ufficialmente il nuovo team principal Ferrari sarà Vasseur. A parte che non so perché, ma a me l'immagine di Vasseur così soddisfatto con la camicia della Ferrari mi fa troppo ridere. Addirittura, ragazzi, se non sbaglio, il 50° team principal, veramente tantissimi nella storia Ferrari, della scuderia Ferrari. Terzo non italiano e primo che arriva da un'altra squadra. Prima volta non pensavo. Quindi lui, ragazzi, sappiamo già che ha dell'esperienza. È stato, ragazzi, team principal per 6 anni in Alfa Romeo Sauber. E questo non lo sapevo, l'ho scoperto oggi, una stagione anche in Renault. È proprietario, ragazzi, del team ART insieme a Jean Todt e quindi possiamo capire anche qua che ha dei contatti con Jean Todt, proprio colui che portò l'unico francese nella storia a portare la Ferrari tra il 93 e il 2007 a quello che ha fatto, ovvero titolo mondiale 5, 4 titoli mondiali con Michael Schumacher, titolo anche con Kimi Raikkonen. Portando durante il suo percorso, se non sbaglio, altrettanti, forse 6 o anche 7, forse, titoli costruttori. Ma comunque ha sempre grandi rapporti con Jean Todt, avendo formato la scuderia di Formula 2 ART, che ha vantato, ragazzi, piloti come ad esempio un certo Lewis Hamilton, ma se non vado errato, anche di un certo George Russell, che attualmente incredibilmente questi due, nonostante 12 anni di differenza tra, o 13 quelli che sono, tra quando era in Formula 1, 2 l'uno o in Formula 2 l'altro, comunque sono nello stesso team e questo fa abbastanza ridere. Vi espongo subito il mio parere, io non ho mai voluto Vasseur, avrei dato fiducia a Binotto, per quanto sia stato molto Binotto out, però avrei voluto un altro nome. E vedendola così, forse se era per prendere uno tra Toto Wolff e Christian Horner, l'avrei fatto. Ma anche ragazzi, adesso non so perché non mi viene il nome di chi sta gestendo il Gran Turismo, il GT, forse avrei preso lui, non so perché adesso non mi viene il nome. Vasseur però da una parte mi sta bene, ma dall'altra no. Perché mi sta bene? Perché ci saranno delle gerarchie, ma ho paura che il povero Carlos Sainz possa essere relegato troppo al ruolo di secondo pilota. Però sono contento che tra Vasseur e Leclerc, essendoci con Vasseur che era in Alfa Romeo
in quel periodo, quando c'era Leclerc, in quell'anno in cui è stato in Alfa, c'era comunque un grande rapporto tra i due, già dalla Formula 2, se non sbaglio. Quindi quello mi va molto bene, mi fa molto a genio. Vasseur, ragazzi, è un buon team principal per quanto riguarda una figura esperta della Formula 1, ma che vi ho detto non mi convince più di tanto. I risultati saranno ciò che ci serviranno, ma onestamente avrei preso un altro nome. Poi oggi, ragazzi, è stata la giornata dei team principal. Quest'anno veramente sembra il calcio, la Formula 1, tra allenatori, team principal in questo caso, che si muovono e piloti che cambiano scuderia o così di punto in bianco, è veramente clamoroso. E adesso ve ne parlerò magari nel secondo episodio di giornata o direttamente domani di Just Capito e la sua Williams, di Seidel che lascia e arriva Andrea Stella, di Seidel che va poi con Sauber al posto, proprio più o meno al posto di Frederic Vasseur. Vi parlerò, ragazzi, anche di ciò che sta veramente succedendo, che è del clamoroso quest'oggi, veramente. Mercato, ho visto, oltre al meme di Toto Wolff che vanno ad annunciare, a Mercedes annuncia che Toto Wolff sarà il nuovo team principal, ci stava come battutina, sappiamo la Mercedes essere sempre molto social, ma comunque mi ha fatto anche ridere da una parte, ma riflettere dall'altra, ovvero che coso attuale team principal Alpine, Zaffnauer, è attualmente il quinto più longevo in Formula 1, il quinto team principal più longevo. Questo fa capire quanto questo 2022 sia veramente un anno di rivoluzione, perché tanti team principal stanno cambiando scuderia. Particolare questa cosa, ragazzi, perché Zaffnauer, vi vorrei ricordare che è arrivato solamente 9 mesi fa, quindi è arrivato, se non sbaglio, a febbraio, veramente molto, molto dopo rispetto a quanto. Per quanto riguarda, si sarebbe dovuto fare, ma comunque da poco Zaffnauer, e questa cosa mi fa molto ridere. Ma comunque, io, ragazzi, vi saluto. Questo è il primo episodio di Formula One Winter. Lasciate tantissimi mi piace per sbloccare il secondo episodio giornaliero con il mio parere su Seidel che lascia McLaren e va in Alfa Romeo, e Andrea Stella che diventa nuovo team principal della McLaren. Noi ci vediamo in un prossimo video.